Giovani, spieghiamo subito che cos'è, che cosa significa. A febbraio è nata questa idea per fare un po' di formazione ai ragazzi che già bazzicano in parrocchia e per avvicinare anche quelli un po' più lontani. Sono quattro giorni intensi, dal 16 al 19 maggio, con una serie di proposte, di interviste, di testimonianze, di dibattiti, che si snoda appunto in quattro giorni. La prima serata con l'ospite. Eh, Guido Chiesa, un regista italiano, la seconda serata invece di formazione politica, sabato un pellegrinaggio per toccare con mano quattro realtà del Vangelo a Torino, Don Bosco, il Sermig, il Cotorengo, una casa famiglia e poi la domenica la conclusione della missione lanciando, ecco ciò che ci sta più a cuore, il fatto di fare delle proposte a questi giovani perché possono avvicinarsi all'incontro con Gesù. Una domanda provocatoria, non rischiamo però di arrivare solo a quelli che già sono vicini alla parrocchia, alla chiesa all'oratorio? Questo è un rischio, allora è nata così l'idea di coinvolgere proprio quelli che già sono in parrocchia perché possano evangelizzare altri, chiamare, convocare, testimoniare altri e allora mh, questa è un po' l'idea, naturalmente stiamo un po' rodando quindi di giorno in giorno cresceranno i numeri, cresceranno anche le proposte fino al clou della domenica. Siamo veramente agli albori dell'evento, però qual è il sentore? Cioè, presumo che questi ragazzi già abbiano iniziato questo percorso di evangelizzazione e di coinvolgimento, chiamiamolo così inizialmente, di altri giovani. Qual è stata la risposta? Ma, fedeli a Don Bosco ci piace il protagonismo giovanile: da soli faremo poco. Allora il segreto è proprio coinvolgere tutti per un qualcosa di più grande, già a livello di programmazione. E sono fiducioso anche che con il passaparola si possa veramente avvicinare anche chi è un po' più lontano. Allora facciamo un invito a tutti i giovani carmagnolesi. Perché venire a Missione Giovani? Beh, un'esperienza unica, vi aspetto dal 16 al 19, tutte le serate c'è così un programma. Venite e vedrete. Guido Chiesa stasera a Carmagnola a testimoniare il suo percorso di fede e la sua conversione. Partiamo dal messaggio che stasera ha voluto lasciare a questi ragazzi. Ma per dei ragazzi che uh, non hanno timore a definirsi credenti e vogliono testimoniare la loro fede, uh, un messaggio, o perlomeno una domanda che pongo loro è quella di... Eh, riuscire a essere molto concreti in questo, eh, non fare del, della loro fede cristiana una bandiera, serve poco. Eh, serve poco avere lo scudetto: sono cristiano eh, e serve anche poco essere esclusivamente su un terreno di, di disputa. Occorre un esempio concreto, quotidiano, ehm, riguardante la vita delle persone che si incontrano giorno per giorno. È facile essere cristiani um, pensando ai, alla gente che muore di fame in Africa. È più difficile essere con le persone che ti stanno attorno. Sul posto di lavoro, in famiglia, um, tra amici, anche in gruppi di amici. Ecco, l'invito è quello. Abbiamo detto, abbiamo sentito stasera parlare quindi di coraggio. Cioè ci vuole coraggio oggi per i giovani ad essere cristiani e a testimoniarlo. Che cosa? chiamiamole le istituzioni, quindi eh, la Chiesa in primis eh, può fare per aiutare questi giovani a trovare questo coraggio? Ma, ehm, non so se forse la parola coraggio è la parola più giusta. Eh, queste persone hanno bisogno di amore, così lo possono ridare. Se uno non conosce amore non, non può darlo. Veniamo al film, il film che ha segnato questa tappa importante della sua vita di conversione. Che cosa è cambiato? Che cosa è stato che ha fatto scattare questa molla durante le registrazioni di questo film? Che cosa è cambiato concretamente nella sua vita e anche nel mondo del cinema? Che cosa è cambiato nel suo modo di far regia? Allora, nella mia vita è successo che prima di tutto questo mi ha um... Eh, diciamo che l'ordine è stato inverso nella mia vita personale eh, questo percorso di conversione è avvenuto a, non dico al termine ma durante eh, una, un cammino in, di, discuss, di messa in discussione di me stesso eh, di discussione di me stesso in quanto padre in quanto uomo in quanto marito che non è finito tutt'altro <ride> e che continua, um, in cui, eh, come dire, superato una certa soglia, eh, la, il discorso della fede è diventato eh, lo stesso, il sentiero era identico, cioè camminavi sullo stesso sentiero, sostanzialmente, perché appunto la, la parola amore è, è il cardine di tutto quanto, amore di nuovo inteso in senso non come un sentimento, ma qualcosa di molto concreto. Diceva una persona, un sacerdote che conosco: non esiste l'amore, esistono le prove d'amore, i fatti d'amore. Se no l'amore sono i baci perugina, non è niente. Eh, Dall'altra, eh, rispetto al cinema, ha significato la, eh, come dire, la definitiva risposta a quella che era una domanda che con i miei film ponevo sempre: cioè quando è che un essere umano è libero, e la risposta è un essere umano è libero quando è stato trattato da bambino con amore se uno non è stato trattato con amore da bambino crescerà sempre prigioniero delle proprie inquietudini anzi dell'amore e dell'affetto che non ha avuto quando era il momento, cioè quando è arrivato nella vita um, ciò mi spingerà sicuramente una volta chiarito questo, adesso gli altri film inevitabilmente dovranno essere um, gireranno in fin dei conti sempre attorno a questo, quindi molto il problema dell'infanzia che io sento uh, come un problema che Dovrebbe essere il primo problema de, dell'umanità, della società, perché tutti nasciamo piccoli. L'infanzia non è una categoria merceologica, i prodotti per l'infanzia, i film per l'infanzia, gli orari della TV per l'infanzia. Tutti noi siamo nati piccoli e quindi una cosa dovrebbe riguardare tutti noi.